L'acquedotto fu costruito nel 1587 da Papa Sisto V. Fu il primo acquedotto costruito a Roma nel 312 a.C. La torre fiscale è alta circa 30 metri e sorge su un punto di intersezione tra gli acquedotti Claudio Marcio e i condotti dell'Acqua Tepula. Il toponimo Torre del Fiscale risale al XVII secolo, quando passò nelle mani di Monsignor Filippo Foppi. Il monumento rappresenta uno degli esempi meglio conservati tra le tante di torri e casali che segnano tuttora il paesaggio dell'agro-romano. Il nome deriva dalla vicina Villa dei Sette Bassi. La costruzione è stata realizzata all'incirca nel 1200 e serviva come difesa degli acquedotti Marcio e Claudio. Nel 1700 fu trasformato in casale agricolo, riuniva le proprietà dei Torlonia. La villa apparteneva a Quinto Servilio Pudente, noto costruttore del tempo di laterizia legato alla famiglia imperiale. La villa è una delle più estese ville del suburbio dell'antica Roma. Il suo periodo di vita è andato dal I secolo al VI secolo d.C. ed è stata realizzata in opera mista di reticolato laterizio e in opera listata. La statua del satiro Marzia, ritrovata presso la Villa delle Vignacce, è conservata presso il Museo Montemartini. Tale nome potrebbe derivare dal nome delle pignatte usate per alleggerire la volta. Pignatte, pignacce, trasformato in vignacce. Serviva per rifornire l'acqua a tutta la villa e all'intero complesso agricolo. Le cisterne servivano inoltre per purificare l'acqua e venivano chiamate piscine limarie. La chiesa di San Policarpo è uno dei pochi esempi dell'edilizia sacra negli anni 60 a Roma.